Buongiorno amici, bentornati sul canale. Nuovo sfondo, anche se devo capire un attimino come mai, cioè o meglio, riflette luce qui sopra e non qui sotto. Non importa, ragazzi, sapete che qua il nome dice pandemonium, quindi è un pandemonium. Però volevo vedere un attimino com'è questo nuovo sfondo. Ma oggi siamo qui struccate, io perlomeno, per provare nuovi prodotti. Infatti questo video è una full face of first impressions, più o meno, nel senso che cercherò di inserire prodotti che non ho utilizzato ancora, prodotti che magari ho provato al volo, altre cose invece le utilizzo già di norma. Partiamo dalla base: su Stories li ho già provati, chi mi segue li ha visti, se non mi seguite seguitemi su Instagram perché altrimenti you're missing out. Su Stories avevo visto che dopo qualche ora il fondotinta mi si era leggermente lucidato qui e io non mi lucido tendenzialmente mai, avevo anche applicato un primer. E quindi oggi ho deciso di applicarlo in maniera leggermente diversa, applicando meno prodotto per vedere un pochino come funziona. Utilizzo la tonalità numero 03 sull'esterno del viso, mentre la 02, che è un filo più chiara, all'interno del viso. Su Stories avevo applicato l'olietto sullo stick, come fa vedere Cindy nel video. Adesso invece voglio proprio applicarlo su tutto il viso e poi applicare il fondotinta. Facciamo come quelle di Instagram. Mamma mia, Instagram, Instagram, cosa combini? Ha una leggera profumazione. Credo agruma, non lo so, sento degli agrumi. Mi ricorda leggerissimamente la Fiesta. Però magari sono io che ho dei problemi al naso. Allora, applicato l'olio, non mi sento affatto unta, quindi già questo è molto positivo. Questo olio ci farà da primer e ci aiuterà ad applicare il fondotinta in maniera un filo più, non più sheer, però dovrebbe scivolare meglio. Effettivamente sento che sta scivolando leggermente meglio il fondotinta rispetto a ieri, quando ne ho applicato appunto un po' di qua con l'olietto, un po' di qua senza olietto. E ho sentito che nella parte dove non avevo utilizzato l'olio il fondotinta era leggermente più. Io con la pelle tendenzialmente normale preferisco utilizzare un fondo in stick con l'olio. Premessa, ma probabilmente ve lo ricordate, non sono grandissima amante io dei fondotinta in stick. Trovo che mi vadano ad evidenziare pori che non esistono. Vi giuro, è troppo strana questa cosa, mi ritrovo dei pori qui, è come se il prodotto si agglomerasse leggermente all'interno di pori che, vi giuro, non esistono. Quindi io sono sempre grande fan dei fluidi. Devo dire che applicato con la spugnetta, e questa è la spugnetta appunto sempre di Mulac, con l'olio sotto e applicando appunto meno prodotto rispetto a quanto io non abbia fatto ieri, devo dire che si sfuma al volo, perché è facilissimo da sfumare e il prodotto glides, scorre meglio, ecco, sul viso. Ovviamente se avete una pelle a tendenza tanto grassa, l'olietto comunque non vi serve perché il vostro sebo farà da olio. Applichiamo poi un filo della tonalità numero 2 e vediamo come si sfuma questo. Si sfuma un pochino meno bene, forse devo mettere un filo d'olio in più. Proprio mi sporco qui di fianco e poi, vedete, mi aiuto così a sfumare il tutto. Non so se mi piace tantissimo il profumo dell'olietto, proprio perché mi ricorda un pochino le merendine Fiesta e io che non amo l'arancia, però questo è un problema mio. Mentre non amo particolarmente il leggero profumo del fondotinta in stick. Detto questo, decisamente meglio rispetto a come l'ho applicato ieri, ossia applicando prima l'olio, sto parlando sempre di una pelle normale, e facendolo un attimo agire, poi andando con il fondotinta mi sembra che appunto la copertura sia più on my side, ossia un qualcosa di leggermente più naturale e non troppo intenso. Ieri ero riuscita proprio a fare una base più intensa applicando più prodotto. La mia pelle si era bevuta l'olio che avevo applicato qui, applicando proprio due gocce scarse di prodotto mischiato poi alle strisciate che avevo fatto, sono riuscita a sfumare. Detto questo, io continuo ad amare i fluidi, ragazzi. Se vi piace costruire tanto una base bella intensa, questo prodotto si presta a questa cosa. Io, anche se alla sera voglio basi più intense, continuo a preferire un attimino i fluidi. La spugnetta è morbida, io avevo un po' paura quando l'ho vista perché mi ricordava un pochino la spugnettina di Inglot, che invece, ragazzi, sembra di applicarsi il fondotinta con un mattone
mattone, cioè voi vi rimbalzate lividi e roba del genere. Invece una volta inumidita è molto molto morbida. Io l'ho già utilizzata sia per applicare il correttore che per fare baking. Una piccola cosa che non mi fa impazzire è che l'idea della punta è veramente ottima, però quando vado qui mi applica un po' poca pressione all'angolo interno per applicare il fondotinta, il correttore. Comunque adesso ve lo faccio vedere. Questo ad esempio non è un prodotto nuovo, perché vado con la mia solita combo di correttori, il Pro Longwear di MAC e il Tarte Shape Tape. Mi piace molto la parte piatta perché sfuma bene in quest'area, però la parte appunto della punta, che vi dicevo, è molto molto flessibile. Vorrei che questa fosse un attimino più ferma, proprio per il discorso angolo interno. Applicato il correttore, fisso tutto facendo un soft baking con la Sealed Deal, e io utilizzo la tonalità white. Non è la prima volta che la utilizzo. Una volta l'ho utilizzata e mi aveva fatto effetto secco, e infatti non mi era piaciuto, ho detto aia. Poi l'ho riutilizzata e non mi ha più fatto questo effetto secco. L'ho utilizzata appunto ieri sopra questo fondotinta e l'effetto era molto bello. Su Stories però qualcuno mi aveva detto che mi aveva lasciato un alone bianco, quindi adesso prendo un po' della cipria e fisso tutto. Vedete che comunque, ecco, per il baking anche è molto buona questa, perché è proprio piatta. Sapete che ultimamente per il baking sto utilizzando la Debbie Powder Experience. Anche questa è una cipria libera, è una cipria bianca, ne posso mettere anche abbastanza e non mi va a seccare la zona, né tantomeno mi lascia alone bianco, infatti la sto usando molto. Adesso fisso il resto del viso e utilizzo questa cipria di Wet n Wild. Per fare le sopracciglia utilizzerò questa matita per le sopracciglia di Diego Dalla Palma, che ho utilizzato per la prima volta l'altro giorno. Voi sapete che io adoro la matita per sopracciglia di Nabla, è la mia preferita in assoluto, e mi piacciono molto appunto quelle con la punta fina e automatica. Queste qui io non le adoro più di tanto, perché non riesco mai ad avere una punta bella sharp, bella fina, bella piccola, per andare a fare i lavori di dettaglio. L'ho provata l'altro giorno, però appunto so che dopo che andrà via la punta vera è un po' complicato. Ragazzi, io quando la tempero non riesco mai ad ottenere una punta super sharp. Ragazzi, io l'ho temperata ed è peggio di prima, nel senso che la punta non è molto a punta per fare le sopracciglia, ma noi ci proviamo. Allora, la matita è di una morbidezza molto giusta, perché non è troppo dura e non è troppo morbida, quindi per me è sì, se vi piacciono matite di questo tipo. Per fissare le mie sopracciglia utilizzo l'Eyebrow Pumping Gel nella colorazione 1 di Pupa. È un mascarino per le sopracciglia leggermente colorato, non ha le fibre come il Gimme Brow, che tra l'altro è tornato, signori, sul commercio, e ne siamo molto felici di questa cosa. Vi fissa, vi pettina le sopracciglia dando un pochino di dimensione anche questo, quindi se non avete voglia di comprarvi il Gimme Brow, comunque non avete bisogno delle fibre, questo va. È ora di togliere il nostro soft baking, e io, per aiutarmi a fare ciò, utilizzo questo pennello e una cialda chiara. Questa è di Inglot, quindi prendo proprio poco prodotto e mi aiuto a spolverare via la polvere, in modo che la parte comunque rimanga abbastanza luminosa. Ragazzi, vi confermo, dopo essermi guardata da vicino, che non sono una grandissima fan della cipria. Mi vedo un po' secchina, tipo anche qui. Preferisco la cipria di Debbie. È ora di passare al trucco occhi e voglio utilizzare la Freak Show Palette di Moolah Cosmetics, che come vedete è intonsa. Non l'ho ancora mai utilizzata, che tra trasloco e robe varie alla fine era finita nel cassetto di cose da provare ed è qui, quindi direi proprio di iniziare. A me piace moltissimo questo blu qui, veramente mi piace da morire, quindi sicuramente lo utilizzerò, e lo utilizzerò on top. Quindi direi che per iniziare sfumerò Circus su tutta la palpebra, o meglio nella piega, intendevo dire nella piega. Dopodiché, ragazzi, prenderò Marionette, che è questo colore qui, con un pennello da sfumatura, e comincio ad applicarlo su tutta la palpebra.
Questo colore è molto 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 bello, bisogna stare un attimino attenti a come usarlo, dove usarlo, eccetera, perché è un colore comunque bello ma rischioso e l'effetto è un po' pugno, è dietro l'angolo se lo usate nel modo sbagliato. E tra l'altro l'ho utilizzato solo con un pennello da sfumatura e il payoff è molto bello. Non lo vado a pressare sopra perché ho un'altra idea, l'idea iniziale era quella di prendere un pennello e cominciare a pressare un pochino il pigmento, ma non lo farò per adesso. Utilizzerò Circus di nuovo col pennello da sfumatura proprio poco prodotto per aiutarmi con la sfumatura. L'idea è quella di mettere i glitter sopra, solo che adesso sono indecisa tra Change e Must. Li sto vedendo sulle dita. Beh, ovviamente il suo sarebbe assolutamente Must, che è questo qui. Però l'idea iniziale era quella di mettere un pop di colore blu, ossia Change, sulla palpebra. Quindi diciamo che facciamo così perché altrimenti il trucco diventa troppo semplice, troppo banale. Prendo una matita nera e sto utilizzando la Kohl Pencil nera di Inglot, perché sapete che sono sempre alla ricerca di una matita marrone che possa sostituire la bellissima, nerissima, fantastica All Nighter di Urban Decay. Questa qui è valida, ma non è nera come quella. La All Nighter la mettevate e rimaneva nera come la pece per sempre. Questa qui tende un pochino a svanire. Come sempre ho sbordato leggermente, infatti adesso sfumo con un pennello e questo nero qui mi aiuterà anche con l'ombretto che applicherò fra poco. E infatti adesso con lo stesso pennello andrò a prendere il blu, ossia The Show, e lo presso dove ho applicato il nero. Con un pennello da sfumatura pulito sfumo leggermente appunto anche sotto per non avere la linea netta. Poi ovviamente se a voi piace meno scuro sotto, meno colore, vi basterà fare una linea più sottile. Sapete che qua a casa Pandemonium ci piace esagerare un pochino. Torniamo alla parte superiore dell'occhio con un altro pennello da sfumatura. Utilizziamo Trick, che è questo colore qui più scuro, e sfumiamo leggermente questa parte qui per scurire un attimino l'angolo esterno. Questo colore, ragazzi, cioè è polverosissimo. Tutti gli altri mi sono piaciuti finora, questo qui, io non so se riuscite a vederlo, ma mamma mia, mi ha sporcato tutto. Questo colore, ragazzi, non mi sta piacendo, nel senso che sta facendo leggermente appunto il suo dovere, ossia di scurirmi l'angolo esterno, però è un delirio. Cioè, sto provando a non swiparlo, ma a prenderlo proprio così mi lascia giù tutto. Quando scuoto l'eccesso, tutto il colore va via dal pennello. Peccato perché è l'unico colore scuro della palette, quello proprio scuro scuro, che ci serve per fare un pochino di sfumature, intensità, profondità. Il trucco è molto bello anche così, ma vogliamo mettere i glitter. Io voglio mettere i glitter. Change is a Must sono tre glitter pressati, esattamente come quelli delle palette di Mulac. Questi glitter hanno anche un elisir che io non ho mai provato, quindi siccome c'è questo prodotto apposta per applicare quei glitter, utilizzerò l'elisir, che è una specie di burro cacao, lo sto sentendo adesso. Io lo prendo con le dita e lo applico qui, in modo che si attacchi, diventi appiccicosa la nostra base. E poi con un altro dito prendo Change, sempre con le dita, guardate che meraviglia. Mi armo di fazzoletto perché non si sa mai. Oh, che bello! Carino! Ragazzi, ma che bello, che bello! Come già sapevo, i glitter di Mulac sono molto grossi, quindi avete un effetto super dramatic. Guardate che luce che dà all'occhio, mi piace un sacco. Qui li ho applicati un filo più in alto e qui sono stata un pochino più bassa, ma con le dita non ce la farei mai. Prendo un po' di elisir col pennello, applico un po' di elisir lì, poi prendo proprio poco glitter. Stessa cosa anche un pochino meglio all'angolo interno, voglio essere un pochino più pulita, quindi applico un po' di elisir e un po' di glitter. Riprendo leggermente le mie sfumature, adesso sto utilizzando Marionette
con il pennello da sfumatura che ho utilizzato all'inizio per applicarlo. Siccome Trick non mi ha soddisfatta e voglio andare un attimo a creare un filo più scuro, anche solo per dissimulare dove finiscono i glitter, prenderò un ombretto nero con un pennello un po' più piccolo stavolta. Vedete cosa faccio? Dissimulo un attimino il finire dei glitter e lo sfumo nel nero. Qui ovviamente potete scegliere cosa fare, se fare l'eyeliner, se non farlo. Io vi consiglio, se non fate l'eyeliner, comunque di scurire leggermente la base delle vostre ciglia, perché poi quando andrete ad applicare il mascara avrete un effetto di ciglia che sembreranno di più, perché andare a scurire un attimino la rima ciliare aiuta molto. Il fatto è che non potete andare con una matita morbida e sfumarla, perché altrimenti sposterete tutti i glitter. L'eyeliner che applico è il Tattoo Liner di Kat Von D, non è una novità, però a me piace. Sopra i glitter non trascino, ma cerco di fare così. Sempre per lo stesso discorso, ossia quello di non spostarli. Ecco, questa è la soluzione che più vi consiglio se non volete fare l'eyeliner. Prendete un eyeliner e fate una linea sottilissima e vi fermate qui. Così avrete la rima più scura, piegate le ciglia e con tanto mascara alla fine si camufferà e non si vedrà, però avrete l'effetto che vi dicevo poco prima. Io l'eyeliner con questo look non posso non farlo, mi dispiace. Ora piego le ciglia, applico il mascara e utilizzo il Super Fun di Smashbox. Anche questo non è la primissima volta che lo utilizzo, nel senso che l'ho provato quando l'ho ricevuto, quindi un paio di mesi fa ormai. Sì, mi era piaciuto, trovavo che facesse le ciglia a ventaglio, però adesso che l'ho un po' abbandonato e l'ho ripreso in questi giorni, la formula si è leggermente seccata e il risultato mi piace veramente molto di più, perché oltre a farvi appunto le ciglia a ventaglio riesce ad inciccionirle anche leggermente. Se volete ovviamente potete applicare le ciglia finte, io oggi ho fatto. Ecco, non le vado ad aggiungere. Sapete che di questa collezione le ciglia finte Freak of Nature mi piacciono da morire, ma me le avete viste tipo sempre. Per fare contouring non utilizzo niente di nuovo, come vi faccio vedere in ogni video. Faccio prima con questo pennello qui un leggero contouring di questo tipo. Intensifico il mio contouring con un pennello più piccolo, faccio un mix tra le due cialde. Passiamo ora al blush. Voglio utilizzare questa carinissima palette di Too Faced, che è la Natural Face. Ha un profumo buonissimo, ragazzi, super delicato. E all'interno abbiamo questi due bronzer qui, che però appunto sono leggermente shimmerini, e questo è decisamente troppo caldo per me. Due blush con questi colori e due illuminanti, che sono stupendi ragazzi, ma non li utilizzeremo oggi. Come blush sarei tentata di utilizzare solo questo, perché è spettacolare, Pink Sand, ma utilizzerò anche Pink Wink, quindi faccio un leggero mix tra i due e li applichiamo. Mamma che profumo buonissimo! È molto bello il risultato che vi dà, è un po' glow, adesso vedete io non ho messo l'illuminante, questo blush già ha fatto il suo, perché sono dei blush un po' illuminanti, un po' satinati. È Pink Wink che è leggermente satinato, perché Pink Sand è opaco. Ma ragazzi, oggi veramente andiamo a cannone. L'illuminante che utilizzerò, reggiamoci, anche per quello che non ho messo le ciglia finte forse, arriva da questa palette che è la Metal Crush di Kat Von D, e questo è il colore Helix. Utilizzerò questo, sapete che questa palette è un ammasso di glitter, non l'ho ancora provato ragazzi, non so neanche con che pennello applicarlo perché sono glitter. Proviamo con questo che è il Satin Brush di Real Techniques. Prendo un po' di prodotto e lo presso. Eh sì ragazzi, questi sono glitter, però guardate che bello. Ecco, allora fermi, se lo prendete e lo applicate vi lascia giù i glitter, poi però ha una consistenza che è leggermente, cioè non è una polvere che scivola via e basta, sentite che un minimo comunque si aggrappa alla pelle, poi lo potete sfumare e non avrete più i pezzettoni di glitter, ma semplicemente questo bellissimo glow. Forse un illuminante più per uscire la sera fra virgolette,
se ve lo mettete di giorno questo... Questo però è un pennello che mi ha sempre preso poco prodotto, poco illuminante. Questo qui invece di Morphe, che è l'M510, che è cioè, proprio sgrausissimo questo pennello, per gli illuminanti è una bomba, quindi prendiamone un po'. C'è un fallout, ragazzi. Ecco, vedete cosa succede? Questo pennello proprio amplifica tantissimo gli illuminanti. Però... cioè non lo so, forse sono più per gli illuminanti che si sfumano meglio con la pelle. Questi comunque sono glitter, che però, ripeto, sfumati si sfumano con la pelle, ma non come gli illuminanti che conosciamo noi. Cioè è un illuminante fichissimo se dovete uscire la sera, perché guardate che bello che è. Io poi appunto l'ho visto ad una ragazza una sera ed è per questo che ho comprato la Metal Crush, che all'inizio l'ho provata e non mi piaceva molto. Detto questo, sì, quando devo andare a ballare eccetera, non saranno mai i miei illuminanti preferiti, credo. Infatti non me la sento di metterlo anche sul naso, perciò utilizzeremo gli illuminanti di questa palette qui, appunto, di Too Faced, e utilizzo Satin Sheet, che è questo qui, che è un po' doratino. Non so cosa possa c'entrare. Niente. Prendiamo Starlight, che invece è un po' più rosato e mi riprende i toni freddi. Ne prendo proprio poco. Ah, è tipo duochrome, oddio, mi è finito in bocca, è dolce. Oddio, ragazzi, è buono da mangiare. Sì, mi riflette un leggero duochrome rosato, freddo. Bello, cavolo, bello questo. Forse questo di Kat Von D sarebbe stato bello anche on top a questo qua, ma lo faremo la prossima volta. Adesso, ragazzi, non so cosa fare sulle labbra, quindi adesso vado a cercare tra le novità che non ho ancora provato e torno. Allora, nei miei magici cassetti ho trovato le Strictly Vinyl di NYX Professional Makeup, che sono appunto dei lip gloss effetto vinilico. Io ho molti colori e sono indecisa tra questi due qui. Questo qui è un po' più tranquillino, sì, ok, siamo delle signorine, però io oggi che voglio proprio unleash the pandemonium andrò con questo qui, che è un colore stupendo e che mi richiama appunto anche la sfumatura che abbiamo fatto, e questo si chiama Nightwalker. Che meraviglia, ragazzi, cioè bellissimo. Allora, per avere un risultato del genere dovete stratificare un po' il prodotto, non vi basta fare una passatina e spalmarla in giro, perché ovviamente diventa più sheer, giustamente. È un gloss di quelli che si aggrappano alle labbra, infatti lo sento bello saldo. Però secondo me è molto bello per fare shooting e cose di questo genere. Se avete una bocca del genere e andate in giro, non lo so come si potrebbe comportare. Secondo me tenderà comunque un minimo a svanire. Detto questo, ragazzi, il look mi piace da impazzire. Riassumendo quindi le mie prime impressioni, il fondotinta applicato come l'ho applicato oggi, quindi con meno prodotto, mi sta piacendo. Non abbandonerò il mio amore per i fluidi per invece i fondotinta in stick. La palette mi piace veramente molto. Trovo che sia stato un bel azzardo, perché i colori sono veramente non convenzionali. Non è la classica palette da tutti i giorni. Avete tre glitter belli intensi, perché i glitter di Mulac sono belli spessi, belli messy, e il resto dei colori appunto è molto bello. Però ricordatevi appunto Marionette, se usato nel modo sbagliato l'effetto pugno in un occhio è proprio garantito. I colori sono molto validi, molto belli. Non mi è piaciuto per niente Trick, che appunto si polverizza appena lo sfiori e poi il payoff non è il massimo. Blendability e sfumabilità al massimo. Mi piacciono molto gli ombretti di Mulac, con appunto qualche eccezione, ma ci sta. Complimenti Mulac, perché veramente hai fatto una palette bella azzardata e mi piace questo spirito. Palette Natural Face la sto adorando, ragazzi. Mi piacciono queste palette proprio perché è bello poter fare dei mix. Il mix di blush mi ha creato un bellissimo colore e questa punta di Pink Wink mi ha dato proprio quel leggero glow che questo blush crea. Questi due non li ho assolutamente ancora provati. Gli illuminanti li avevo già swatchati su Stories quando ho ricevuto la palette e devo dire che mi piacciono
veramente molto. La Metal Crush è un po' una palette punto interrogativo, nel senso, vabbè, sapete che io sono ossessionata con Kat Von D e già anche solo per il packaging, vabbè, alla fine devo cedere. Tra l'altro il mio ragazzo a New York mi stava obbligando a comprarla e io dicevo no, cosa la compro, eccetera, proprio perché era mega glitterata. Poi ho visto questo illuminante su una ragazza e mi è piaciuto moltissimo. Devo dire che è molto bello, specialmente con luci notturne, luci artificiali, non è un illuminante che utilizzerei alla luce del giorno, poi mai dire mai. Gli Strictly Vinyl non posso parlare per tutti, posso parlare per questo che è un colore stupendo, ha un payoff bellissimo, secondo me è un prodotto più adatto per shooting, foto e cose di questo genere, perché appunto per ottenere un effetto così vinilico dovete fare un paio di passate, insomma il prodotto ci deve essere, non può essere sheer, ma man mano che sto parlando vedo che si stanno formando dei grumetti. Io spero che il make up vi sia piaciuto e che questa tipologia di video vi sia piaciuta, quindi fatemi sapere nei commenti se è andata così. Iscrivetevi al canale, azionate la campanellina, mi raccomando, non perdetevi i prossimi video e aiutatemi a crescere con il canale iscrivendovi se non vi siete già iscritti. Io vi mando un bacio gigante, ragazzi, e noi ci vediamo alla prossima. Mua! Ciao!